Ciao a tutti e benvenuti su Azalea Channel in un nuovo episodio della 7 Toddler Challenge con una Giulia Speranza che, come potete vedere dalla sua espressione, direi che ormai la speranza. Sono le 5 e mezza di mattina, la nostra Giulia sta già qui a pulire. Benissimo, direi che iniziamo alla grande la giornata. Se vi ricordate, siamo a Granite Falls perché Giulia aveva deciso di portare queste 7 piccole pesti in vacanza per cercare di rilassarsi un pochino, ma diciamo che purtroppo non ci sta riuscendo affatto. Come vedete, c'è la piccola Naomi che si sta già piagnucolando, sta facendo un po' di capricci. Che succede, piccolina? Intanto Mirko ha raggiunto l'abilità 4 di immaginazione, perfetto, perché vi ricordo che uno degli obiettivi in più che mi sono posta per questa challenge era quello di massimizzare almeno 3 abilità per ciascun bebè. E mannaggia a me quando ho messo questo obiettivo aggiuntivo, perché veramente mi sta facendo un po' penare. Intanto diamo un attimo un'occhiata a tutti i bimbetti. La piccola Greta è triste, poverina. Per quale motivo? Perché ha freddo. No, piccina. Accidenti, prima che qui mi congelino tutti. Ma che cos'è questo schifo qua? Madonna mia, ragazzi, che caos. Allora, direi di cambiarle il vestitino, perché sennò poverina muore di freddo. Mettiamogli un bel cappottino un po' più caldo. Poi io vedo qui un olezzo, una puzza. Dove stai andando tu, piccolo? Intanto Jacopo ha raggiunto il livello 5 di movimento e ha massimizzato questa abilità. Grandissimo Jacopo, dove vai? C'è il piccolino che sta fuggendo. Intanto facciamogli un bel discorsetto che non si deve allontanare da casa. Dopodiché dobbiamo anche cambiarlo, perché non può andare in giro con il pannolino che puzza come non si sa che. Daniel, dove vai? Non puoi andartene in giro da solo, lo sai? Su, coraggio. Quindi direi che no, gli cambiamo il pannolino. Non ha bisogno di un bagnetto, se non sbaglio. No, sta abbastanza bene come come igiene. Basterà cambiarle il pannolino, perché no, non si può andare in giro in questo modo, ragazzi. Cambia il pannolino. Poi direi sistemiamo un attimo casa, che vabbè che non è la nostra, l'abbiamo affittata, però insomma mi vergogno abbastanza di andarmene via a lasciare una casa in queste condizioni, così praticamente non ce l'affitteranno mai più, e giustamente aggiungo io. Quindi aiuto la nostra cara Giulia a sistemare un po' questi piatti. Poi direi che ci buttiamo questa roba che non so neanche da dove diavolo è uscita fuori, ragazzi, veramente. Qui cambiamo questo pannolino puzzolente, perfetto. C'è qualcun altro che ha bisogno di cambiare pannolino? Lui è pure furente, per quale motivo? Non voglio! No, invece sì, mannaggia quanto è monello Daniel. Naomi ha raggiunto il livello 4 di movimento, perfetto. Allora, vediamo un attimino, lei è triste poverina perché giustamente ha freddo pure lei. E beh, direi di mettere a tutti i bimbi l'abito un po' più caldo, un bel giacchettino, cappottino pesante, così non rischiano di congelare. Vediamo Mirko, ok, ha già il suo impermeabilino, sta combinando pasticci a destra e a manca, ma vabbè dai, sta sul prato, non sta dentro casa. Oh, e loro invece stanno belli tranquilli a giocare. Però ragazzi, quando stanno tutti carini a giocare per conto loro, senza combinare disastri, bisogna dire che sono davvero un amore, sul serio. Però questo succede raramente, purtroppo. Oddio, guardate Greta, è adorabile. D'accordo, direi che a questo punto abbiamo più o meno sistemato la situazione. Possiamo andare a fare una bella gita nel parco nazionale qui vicino. Sì, magari pure Giulia si deve giustamente mettere l'abito più pesante, perché qua ragazzi non abbiamo né un caminetto e neanche un climatizzatore che ci dia un po' di aria calda. Purtroppo non ci potevamo permettere di affittare case extra lusso, quindi
Questo ci abbiamo e di questo ci dobbiamo accontentare. Comunque, dai, i bimbetti mi sembrano abbastanza tranquilli adesso. Approfittiamo per farci un bel giretto al parco. Guardate che bello, ragazzi! Sta anche iniziando a nevicare! Cadono alcuni fiocchi di neve, bellissimi. E direi che possiamo portare i bimbi verso la cascata, perché Giulia voleva un po' fargli vedere questo posto, quindi andiamo qui tutti insieme. Qua intanto che c'è un fossile, vabbè, non ci importa più di tanto. Guardate la cascata che tra poco penso anche che si ghiaccerà dato il freddo che fa. Intanto Naomi, sta giocando con Giulia. Naomi, ragazzi, è abbastanza appiccicosetta, è anche un po' capricciosa, però dai. Adesso ci giochiamo un pochino così magari si calma un attimo. Però qui aspettate, prima di andare c'è da cambiare il pannolino anche a Nicole. Cambiamo il pannolino. Qualcun altro ha bisogno di essere cambiato? No, non mi sembra. Ok, e poi ci avviciniamo verso la cascata. La vacanza sta per finire, resta ancora un giorno. Beh, direi che cerchiamo di godercelo tutto. Nicole, coraggio, vieni qua che ti devo cambiare il pannolino anche a te. Vediamo un attimo intanto le loro abilità come sono messe, che ho bisogno di fare il punto della situazione anche io, perché ragazzi non mi ricordo. Allora, lei dunque ha massimizzato l'abilità di comunicazione, sta al 4 con immaginazione e movimento, non male. Naomi massimizzato comunicazione, 4 immaginazione e movimento anche lei. Mirko, praticamente la stessa cosa. Nicole anche. Jacopo ha massimizzato ben due abilità, comunicazione e movimento, e sta a 3 con immaginazione. Greta, comunicazione massimizzata, immaginazione e movimento quasi. Intanto Giulia è scappata perché giustamente non ne può più, cioè appena visto che si è avvicinata questa tizia un po' incuriosita da tutti questi bimbi, ha detto: senti, te li lascio un attimo prima che io mi suicido, quindi mi vado un attimo a rilassare, giusto Giulia? Ma ti capisco benissimo davvero. E Daniel, massimizzato immaginazione, 4 di comunicazione e 3 di movimento. Beh dai, non siamo messi poi così male con le abilità, bisogna dire che ci siamo quasi ragazzi a raggiungere questo obiettivo. E Daniel mi ha appena adesso raggiunto il livello 5 di comunicazione, quindi ha massimizzato questa abilità grandissimo. Intanto siamo arrivati al laghetto con la cascata, così cerchiamo un po' di distrarre i bambini facendogli vedere un po' di pescetti. Io però vedo che qui, ecco là, pannolino anche. Oddio, Greta però è un amore, ragazzi, veramente, lei la adoro. Jacopo, dobbiamo un attimo cambiarti il pannolino, che pure te sei avvolto da una puzza pestilenziale. E mi sembra pure che qualcun altro. Mirko! Ma che fai? Puzzette proprio a gogo, però, nonostante questo, non ha bisogno di essere cambiato. Ok. Coraggio Jacopo che ti cambio il pannolino. Intanto qui i bimbi sono tranquilli. Ah, ecco Chiara, Naomi. Anche lei, cambiamo il pannolino. Dopodiché, ragazzi, la nostra Giulia deve fare una cosetta, perché in realtà ha portato qui i bimbi vicino a questo laghetto con una scusa. Ma la nostra Giulia ha una piccola ideuzza che forse ad alcuni potrà sembrare un po' cattivella, malvagia, però, ragazzi, Giulia sta uscendo fuori di testa, per cui capitela. Allora, praticamente, che è successo? Giulia è venuta a sapere che da queste parti, in una piccola radura abbastanza isolata, c'è una persona che vive completamente da sola, isolata da tutto e tutti, e che si fa chiamare l'eremita del bosco. Ne è venuta a conoscenza tramite i racconti della Guardia Forestale. E quindi la nostra Giulia vorrebbe cercare di raggiungere questo posto, magari portandosi dietro anche i bimbi, e che vuole vedere se riesce a convincere questo eremita, che immagina abbia tanta tanta pazienza per vivere tranquillo e beato isolato dal mondo,
Vuole riuscire a convincerlo a farsi tenere i bimbi, che ne so, per un paio di giorni, dai, in modo che lei si possa rilassare. Diciamo che vuole più o meno, non dico abbandonarli perché mi sembra brutto dire così, ma prendersi una vacanza da loro per un paio di giorni, cioè non chiede tanto, giusto questo, perché se no veramente impazzisce. Eh sì, ragazzi, quindi cambiamo questo pannolino e poi Giulia andrà alla ricerca di questo fantomatico eremita del bosco, sperando che esista davvero. Girando un po' per la foresta, Giulia trova questa strana entrata coperta di rovi. Che sia questa la via che porta all'eremita? Chissà, direi di mandarla in esplorazione. Vediamo un po' che succede. Piano piano entriamo. Non è proprio invitante questo tipo di entrata, ma bisogna provarci, ragazzi. Intanto Jacopo ha molta fame, quindi attenzione che dobbiamo anche dar da mangiare ai bimbi. Intanto qui ci chiede che cosa vogliamo fare. Circondata da roveti, spine e quasi sicuramente pericoli, Giulia può prendere una sola decisione: andare avanti o ritirarsi dall'avventura. No, ragazzi, ormai è arrivata a questo punto. Vuole assolutamente prendersi una vacanza da queste sette piccole besti, quindi l'eremita è la sua unica speranza. Per cui direi andiamo avanti. Mentre Giulia attraversa il fogliame con coraggio intrepido, si imbatte in un ruscello gorgogliante. Deve fermarsi a pescare oppure continuare a camminare? No, io direi continuiamo a camminare. Mentre Giulia marcia su di morale nella boscaglia, agitando le braccia e cantando canzoni, è completamente impazzita, ragazzi, ve l'ho detto. Un oggetto scintillante attira la sua attenzione. Ah, che tentazione! No, io direi di ignorarlo perché il nostro obiettivo è un altro: raggiungere l'eremita nel bosco. Quindi ignora l'oggetto. Giulia ha attraversato un muro di fogliame fino a scoprire un antro sacro nel bel mezzo della foresta. All'interno si trova un seme misterioso. Ragazzi, forse ce l'ha fatta. Forse ha raggiunto la radura, la fantomatica radura con l'eremita. Quindi viaggia verso il sim assolutamente. Ed eccoci dall'altra parte, ragazzi. Ovviamente sono venuti con noi anche i nostri toddler che stanno cominciando tutti a lamentarsi per la gran fame. Sì, Mirko, Nicole. Tra l'altro Giulia deve pure andare in bagno, quindi andiamo a vedere se qua troviamo qualcosa, o meglio qualcuno. Intanto qua c'è una piccola casetta. E guardate chi c'è! L'abbiamo trovato, il nostro eremita del bosco, Federico Palumbo, che sta preparando da mangiare. Spero proprio che il nostro eremita sia un tipo amichevole, anche se effettivamente se se n'è andato ad abitare qui in mezzo al nulla un motivo ci sarà, però direi che qui ci sono degli invitantissimi panini, quindi magari lo salutiamo perché mi sembra brutto entrare a casa sua e fare i nostri comodi così come se niente fosse, però intanto direi che questi bimbetti non ce la fanno, hanno troppa fame, quindi prendi una porzione insieme. Intanto loro così mangiano e io vado a fare conoscenza con questo eremita. Spero di farci un po' di amicizia e veramente chissà se accetterà di tenerci queste sette piccole pesti. Magari il fatto che è stato così tanto a lungo da solo, gli mancherà, non lo so, un po' di compagnia. Salve signore eremita, come va? Magari lo ralleghiamo un pochino, poi se posso usare un attimo il suo bagno, guardi, non do fastidio davvero. Intanto i bimbi sono arrivati, no, si sono persi, ok, no, stanno arrivando, perfetto, la carica delle sette pesti. E che è successo a queste bimbe che stanno ferme qua? Stanno bevendo un po' di latte, sì, ma io direi che i panini sono più invitanti. Andate, andate. Ok, stanno arrivando tutti quanti, perfetto. Oh, benissimo, bravi, mettetevi qua a mangiare tranquilli. L'eremita intanto è sparito. No, eccolo qui. Non perdiamolo di vista, ragazzi. Mangiamo pure noi, perché in effetti pure Giulia c'ha abbastanza fame, poveretta, direi che se l'è meritato. E Noemi qua sta un attimino facendo i capricci, tanto per cambiare. Su, su. Mangia, mangia invece di lamentarti. Mirko, vieni qua, mangiate tutti quanti. E intanto io cerco di chiacchierare un po' con lui. Chiediamogli un po' della sua giornata, cerchiamo di
metterlo a suo agio, anche se mi sembra piuttosto arrabbiato. Mi sa, ragazzi, che non ha gradito tantissimo la nostra intrusione, quindi dubito che accetterà di tenerci i bimbi per un paio di giorni. È piuttosto teso, anzi. Ma cerchiamo di rallegrarlo, dai. Facciamogli qualche complimento per aver scelto di questo stile di vita così immerso nella natura. Ci vuole davvero molto coraggio. Intanto qua fatemi controllare se i bimbi stanno mangiando. Vieni qua, mangia il Kimi, che non so neanche se è un pasto adatto ai bimbi perché non ho idea di che cosa sia in realtà, ragazzi. Quindi attenzione, spero che non si sentano male. Allora, ragazzi, la situazione è questa. Abbiamo parlato per ore con l'eremita, ma niente, non siamo riusciti a convincerlo a tenersi per un paio di giorni queste sette pesti e aggiungerei giustamente, perché l'eremita non è stupido, ha capito che non sarebbe stata proprio una cosa piacevole, e quindi Giulia è arrivata a fare questo ultimo tentativo, ovvero senza farsi vedere dai bimbi e dall'eremita, ha raggiunto la caverna attraverso cui era giunta qui nella radura e quindi vuole fare un ultimo tentativo disperato, tornare a casa, diciamo alla sua casetta nel bosco, quella che aveva affittato, smollando qui i bimbi all'eremita senza dirgli niente. Così a quel punto lui sarà costretto a prendersene cura e tra un paio di giorni torna, giusto il tempo per farla rilassare un pochino, ragazzi. Cercate di capirla. Secondo voi ci riuscirà? Ma proviamo! Io direi, torniamo alla foresta di Granite Falls e deselezioniamo i nostri bimbi, così li lasciamo qui e vediamo un po' che succede. Vuoi rimandare Giulia alla foresta di Granite Falls? Assolutamente sì. E siamo tornati a Granite Falls, ma ragazzi, vedete che i nostri bambini ci hanno seguiti tutti. Il piano di Giulia di abbandonarli, tra virgolette, all'eremita del bosco è miseramente fallito. La povera Giulia, niente, ormai si deve rassegnare che non può averci neanche un paio di giorni di riposo. E a questo punto, ragazzi, direi che ci possiamo fermare qui con l'episodio di oggi. Nel prossimo, direi che a questo punto ce ne torniamo a casa, a San Masciuno, e niente, riprenderemo la nostra routine quotidiana con queste sette pesti al seguito. Mannaggia, Giulia, ragazzi, è proprio poverina, ci aveva sperato fino all'ultimo di averci questi 2 giorni, un paio di giorni di riposo, ma niente, si rassegna all'idea e la lasciamo così. Per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, mettete il like, mettete anche il mi piace alla mia pagina Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornati. Fatemi sapere sotto nei commenti che cosa ne pensate e noi ci rivediamo presto nei prossimi video. Ciao!